Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Prendi una donna, trattala male, è l'incipit di una celebre canzone di Marco Ferradini che l'autore ha reinterpretato in questi giorni ospite di Radio 24. Performance che non è passata inosservata a Michela Proietti del Corriere della Sera, che si chiede: il teorema di Ferradini funziona ancora? Amore più tenerezza sinonimo di fallimento, mentre amore più incertezza è uguale al successo? La seconda che mi ha fatto. Quindi lei pensa che amore più incertezza è uguale a successo? Sì. Come mai? Ma le debolezze, secondo me, di un uomo normalmente si scaricano su una donna. Però la donna, se sa ascoltare, sa riprendere tutto in mano. No, io sono convinta che bisogna solo usare la dolcezza e la parità, ecco, siamo pari agli uomini e bisogna essere, non sono una femminista, bisogna essere dolci sia con uno che con l'altro, le botte, la violenza, trattare male né da parte dell'uomo né da parte della donna. Eppure, secondo gli esperti, lo sfuggire, l'esserci e non esserci è un potente veleno che, se saputo dosare, è anche terapeutico, tiene viva la passione e la coppia, concorda? Concordo se è un gioco sottile e delicato, allora sì, ma una cosa consapevole da parte di tutte e due, ecco, non una cosa fatta, io scappo così mi corre dietro, no, deve essere un gioco, perché altrimenti diventa l'ansia da parte della donna, che molte volte l'uomo dice: ah, la donna è ansiosa, mi rompe perché è ansiosa. Sì, è ansiosa perché tu la rendi ansiosa, perché è un gioco che diventa pesante, questo gioco diventa pesante, la donna non lo capisce e lo prende come un'offesa. Secondo me il teorema di Ferradini è uno di quei teoremi che non hanno tempo, vanno sempre bene e sono sempre attuali, però poi ogni equilibrio di coppia è soggettivo, può essere un buon punto di partenza. Ferradini, autore della canzone, sostiene che se la canzone fosse uscita oggi sarebbe stato accusato di istigare violenza e maltrattamento all'interno della coppia, concorda? No. Come mai, secondo lei? Beh, la sua canzone era, diciamo, ritratta su un discorso che lui nel passato trattava le donne come se fossero degli angeli e otteneva sempre la parte negativa. Allora la sua risposta è: trattali male e allo stesso tempo ti trattano bene. Non è un argomento, diciamo, attuale. Oggi non farebbe testo. No. No, non concordo, nonostante stimo molto Ferradini, non concordo perché naturalmente è un'opera artistica e quindi bisogna dare all'opera artistica il peso che ha, quindi anche l'ironia, anche comunque la capacità, insomma, di fare un sorriso, per cui darei quel peso anche oggi a quel tipo di canzone.